Voi vi voglio qua. No. Troppi pretoriani. Ok, nel bosco per fortuna. Ma sta benissimo il nostro eroe, non rompere le scale. Perché non state attaccando, ragazzi? Ma in realtà è meglio che non stiano attaccando. Perché sennò arriverebbe tutto sto plotone contro di me. Quindi è meglio che non stiano attaccando. Però sono molto tentato. No! No, no, no. Rientrate nel bosco. No. Rientrate nel bosco. Fate la gang del bosco, non fatevi vedere. Ehi, hey, gente, è questo, è Vio. Ben ritrovati sul lato strategico del canale. Oggi vedremo una nuova puntata di Praetorians, se non sbaglio la 15ª missione della modalità campagna. Guerra fra le montagne, quindi altopiani. Non so se è peggio, cosa sia peggio, gli altopiani oppure i boschi. Se è una guerra fra le montagne, mi viene da pensare che ci saranno tanti altopiani. A quanto pare siamo nel confine tra Francia e Spagna. Vabbè, ai tempi era Iberia e Gallia, penso. Non mi ricordo, non ho studiato. Giuro, professoressa, che per la prossima verifica sarò pronto. Comunque, guerra fra le montagne, mentre Pompeo fugge in Grecia. Beh, Grecia dall'altra parte, Frank. Tu stai andando verso la Francia, comunque. No, dai, sto scherzando. Mentre Pompeo fugge in Grecia per organizzare resistenza contro Cesare, le sue legioni in stanza in Spagna sono abbandonate al loro destino. Prima di proseguire l'inseguimento di Pompeo, Cesare decide di eliminare questo pericolo alle sue spalle. La tua missione è bloccare il passaggio dei Pirenei per inchiodare in Spagna i seguaci di Pompeo e costringerli alla resa a Cesare. Quindi, ecco perché stiamo andando in Spagna, visto che Grecia è dall'altra parte, perché Cesare, essendo un generale molto furbo, ha deciso di coprirsi le spalle prima di inseguire il nemico, piuttosto che inseguire il nemico e trovarsi, senza vasella. Quindi, difficoltà normale, iniziamo questa missione. Mi ricordo che quando iniziavamo a combattere Pompeo, queste erano già le ultime missioni, forse ci sarà un'altra missione in Egitto, capitolo 19, guerra fra le montagne, catena dei Pirenei, Spagna, 27 giugno 49 avanti Cristo. Pretoriani fin dall'inizio, ma questa è seria come missione. Che le forze di Pompeo prendano il controllo del passo sul Pirenei. Potrai contare su una parte dell'esercito provinciale fedele a Cesare. Ma non mi sembra tanto bravo questo esercito. Il villaggio è quello del tuo alleato. Se uno dei due cadrà, sarai sconfitto. Come? Ma parla per te. I nostri avversari sono l'esercito di Pompeo e il residuo dell'esercito provinciale. Non dobbiamo attaccarli, ma costringerli a restare in Spagna fino alla resa. Quindi? In assenza del loro generale, la lealtà delle forze di Pompeo è dubbia. Alcuni centurioni potrebbero decidere di unirsi alle nostre forze. In questo caso, dovrai aiutarli a raggiungere le nostre posizioni. Quindi? La dea della fortuna è con noi, tribuno. Vinceremo. Certo che vinceremo, ci sono io come comandante, ma da quel che vedo, quantità ausiliari a 90, iniziamo già a metterle sul 4, arcieri quanti ne ho? Lancieri 5, state tutti qua, voi sarete sul 2, legionari ne ho 1, voi sarete, forse voi sarete sul 5, voi sarete sul 3 insieme al centurione, eroi non ne ho, non ne ho di centurioni, di eroi, allora tu andrai insieme a loro, no, insieme agli arcieri andrai. 2, 3 insieme a lui, 3, tutti qua. Decido di spostare tutti gli arcieri. È un problema perché non so dove si cammina. Dove si cammina? No. Ah, ok, nel bosco qua non dovrei aver problemi. Quindi spostiamo gli arcieri tutti qua nel bosco. Mandando il centurione per prima perché sì, no. Qua è sensato mandare il centurione per prima perché se lui becca qualcuno, meglio se sacrifica un centurione piuttosto che 60 arcieri. Vediamo se c'è qualcuno nel bosco ad aspettarci. Se non c'è nessuno, la dea della fortuna ci arriva. Ok, non c'è nessuno. Poi, guardate di qua. Formazione stazionaria. Pretoriani, andate di qua. Un dottore, lo voglio qua. L'altro dottore, lo voglio qua. Immediatamente. Insieme a questo. E al tipo qua, sarete l'uno. Voi due entrerete qua. Voi andrete velocissimamente qua. Quindi, ok, sono abbastanza coperti. Tu e tu sarete la mia cavalleria. Mi servirete abbastanza. Voi due. Qua è tosta, È stato reclutato. Davvero tosta. Onestamente penso di costruire. Ok, sì, non un'idea forse. Costruiamo una torre difensiva qua. Immediatamente. I tuoi ordini? Una torre difensiva qua, se riesco. Purtroppo. Però non sarebbe male. Dove state attaccando? Che state attaccando? Sta fanteria ausiliare. No, no. Vedete, questa è una cosa che non voglio che succeda. Se succede anche una sola volta, io perderò metà delle mie truppe.
non le voglio perdere, infatti. Anche i pretoriani devo ricordare di premere H. Voi vi avevo messi qua a costruire una torre difensiva. Voi vi muoverete qua, così come i lancieri si muoveranno anche loro sopra di voi. Vi metterete entrambi in formazione difensiva, così. Così se incontrano, arrivano una cavalleria o qualcosa, si incontreranno il doppio delle truppe. Il 3 penso di spostarlo tutto qua, così sarà più mobile possibile. No, non posso arrivarci là. Convoglieri delle Baleari ci sono, li muoveremo anche loro qua. No, invece li muoveremo qua dentro. No dai, no, li muoveremo tutti qua. Questi perché hanno perso vita? Siamo in marcia. Immediatamente. I tuoi ordini? Sì, signore. Siamo in marcia. Costruzione completata. Muoviamoli qua. Costruzione completata. Attacchiamo questi qui. Ok, proviamo ad uccidere il centurione. Ok, il centurione è morto. Supportiamo i lancieri. Vorrei puntare le qui per prima. Porca miseria, questi fombolieri stanno facendo un bordello di casino. Guardate. Hanno ucciso. Oh mamma mia. Sono dei mostri. Che stanno perdendo vite? Attaccate più truppe possibili, ragazzi. Ok, un altro gruppo di frombolieri dalle Baleari. Addestrato. Ok, alla grande. Lo voglio tutto qua dentro. La tre ausiliaria la voglio qua. Casomai sarà l'emergenza di per salvare la guarnigione del mio alleato. Prossima testuggine. Perché ho perso 3? Perché ne ho persi 3? Per Diana. Ho perso 3 truppe, mi spiegate? Vabbè, non importa. Comunque sono già pieno di truppe addestrabili, non posso addestrare altre truppe a quanto pare. I frombolieri delle Baleari sarete voi, sarete sul 2. Gli altri sono qua dentro la torre al sicuro, non mi devo preoccupare di nulla. Questi qua sta succedendo un casino, che non mi piace. Voi dovrete uscire qua e attaccare questi qui. Uccidete almeno questi due, poi attaccate anche gli altri con 500 di vita. No, non devono uscire quelli. Spero che rientrino. Spero davvero che rientrino dentro. Spero davvero che rientrino dentro la foresta. No! Immediatamente. Perli. Sì, generale. Così come la fanteria ausiliaria, perli qua. Ok. A posto. Riuscisse ad addestrare almeno altri arcieri, ecco. Però tutto pieno. Facciamo entrare almeno questi qua. Oddio. Ecco. Devo muovere i frombolieri, sì, devo fare il massimo per... Devo fare il massimo per attirare le truppe dentro la foresta. Se riesco. Vabbè, se questa fanteria ausiliaria la perdo non è un problema. Ok, dobbiamo attaccare questi legionari il prima possibile. Volieri, qua dentro, qua dietro, qua dietro. Attaccate, attaccate. No, perché il mio dottore sta combattendo? Perché il mio dottore è davanti? Dobbiamo mandare degli acquiti almeno, se riusciamo a combattere. Dio mio. Vabbè, non importa, almeno se perdo quelle truppe addestrerò dei pretoriani. Se perdo quei legionari. Dove sei? Spero di non perdere niente. Non ho perso neanche una truppa. Ma stai scherzando? Quel medico, uccidetelo. Uccidete quel medico. Lasciate che distruggano l'edificio tranquillamente. Hanno preso il medico, ma è una perdita. Come dire, una perdita più che valida. No, non piangerò per i... per loro. Riesco a scappare, magari. Niente. I frambolieri delle Baleari, magari? Sono io al comando. Abbiamo qualcosa? Ok, i guerrieri sono morti, ho perso solo un dottore, che possiamo subito riaddestrare. È stato reclutato. Io posso curare il... E tornerà sull'1. 1.
Cerchiamo di raggiungere questo sestone. No, allora, H. Probabilmente manderò solo un equit a richiamarlo. Solo un equit a richiamarlo e poi tornerò qua con le sue truppe. Perché ha tanti pretoriani. Dov'è? Qual è la strada più ideale da seguire? Oh no, ci sono gli equit là. Ci sono tanti equit là. Allora, prima di fare la boiata, salviamo di nuovo la partita. Immediatamente. Oh no. Ecco. No, hanno tante truppe cattive. Ecco. Immediatamente. No! Ecco. Corri! Immediatamente. Corri, Frank! Ecco. Se le attiriamo è una cosa buona, in realtà. Ok, li stiamo attirando quei gladiatori, ecco. Quindi è una cosa buona. Qua nella foresta, come al solito, ragazzi. Rientrate nella foresta pure voi. Ok, dovremmo averli ripuliti tutti. Procediamo col centurione, visto che ci siamo. No, tutti qua. Tutti qua, ragazzi. Non rompete le scatole, non dovete combattere per nessun motivo. Voi invece sì, dovete curarmi gli equit. Li voglio qua. Ok, il centurione è bello che è finito. Anche lui dobbiamo farlo fuori. Ci riusciamo. Così come il medico. Ah, a posto. Problema risolto. Così come il problema degli arcieri. Questo è ancora vivo! Non mi interessa che è un medico. Deve morire. Mi cura le truppe nemiche. Mi truppa le cure nemiche. Ok, allora. Rifacciamo la cosa che ho fatto prima. Centurione. Non mi va di sacrificarlo, però. È a livello massimo, quindi. Medico? Dov'è il medico? Ok. Allora, il piano era raggiungere queste truppe. Rombolieri, vabbè, gli arcieri un po' meno, però. Parlo di tutte le truppe normali. E forse mi chiederà di uccidere tutte le altre truppe. Di conquistare gli altri villaggi, secondo me. Vediamo questo qua che cosa vuole. E facciamo una bella fuga. Via, 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 via! Via, Frank! Via! Voi vi voglio qua. No! Troppi pretoriani. Ok, nel bosco, per fortuna. Ma sta benissimo il nostro eroe, non rompere le scale. Perché non state attaccando, ragazzi? Ma in realtà è meglio che non stiano attaccando. Perché sennò arriverebbe tutto sto plotone contro di me. Quindi è meglio che non stiano attaccando. Però sono molto tentato. No! No, no, no. Rientrate nel bosco. No! Rientrate nel bosco. Fate la gang del bosco, non fatevi vedere. Ci uccidiamo questa cerosigliare in fretta. In frettissimo. Ci saliamo tutti qua. Poi vi voglio tutti vedere qua dentro, per cortesia. Ma in realtà sapete che mi sa che qua c'è un altro centurione. Quindi, fermi, non rompetemi i coglioni. 3, sarà questo centurione. E togliamo in realtà sesto... Oddio, qua c'è la fine del mondo. Oddio mio, sto per arrivare tutti contro di me. Che paura, Frank. Che paura. Ma stanno per fare un attacco finale, un'offensiva finale. Non lo so. Lo vedo che regge comunque, perché è un attacco a 3 alla fine, eh. Gli arcieri qua ci arrivano. Mazza, 300 uccisioni praticamente hanno fatto questi arcieri. Così come frombolieri. Porca miseria. Li posso far avvicinare così attaccheranno. Attaccate gli arcerosigliari. Premuto H così avrebbero attaccato le truppe più vicine possibile. Ok, voi potete andare qua adesso a costruire. Ma tipo velocissimamente. Non ho capito perché queste truppe non hanno attaccato. Vediamo se arrivano. Ok, non stanno arrivando, ci hanno ripensato. Perché avevano un altro piano a quanto pare. Qualunque questo fosse. Quanti arcieri hanno? Per Diana! Quanti arcieri hanno? Porca miseria!
Mi stanno attaccando, sono con, solo con arcieri praticamente. No, no, H, H, H. Grazie. Grazie. Allora, mandiamo gli arcieri ausiliari a ripulire qua. Che sta succedendo? Questi devono rientrare qui. Questi devono rientrare qua. Veloce, veloce, veloce. State fermi. Dobbiamo uccidere tutti questi arcieri. Il più possibile. Ok, tutti qua. Oh, uccidete questi arcieri, no? Grazie. Grazie. Grazie mille. Dovrò per forza spostare tutte le mie truppe e i miei cavalieri qua. Costruzione completata. Rientra qui. Tu difensivo rimani, grazie. Va bene. A te ti voglio difensivo, a me va bene questo. Ok, i cavalieri qua saliamo di nuovo. Dobbiamo uccidere tutti questi gladiatori e truppe X. Che non dobbiamo perdere il villaggio del nostro alleato, purtroppo. E i lancieri sono piuttosto inutili a quanto pare. Vedete che si stanno facendo uccidere gli arcieri a cavallo. Forza, forza ragazzi. Purtroppo i tromboli delle Baleari tolgono stamina. Quindi è un problema per i nostri equip che difficilmente riusciranno a caricare adesso. Però dai, li abbiamo uccisi tutti. Questi gladiatori? Del cielo. Ah, il medico tanto mi sta curando, quindi mi va bene. Questi stanno ancora uccidendo qualcuno. Chi è che sta uccidendo, ragazzi? Che sta succedendo? Altri arcieri. Io veramente non mi capacito quanti arcieri abbiano. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa volete fare? Ma state bravi, dai. Statevene bravi, per favore. Ma statevene bravi. Adesso noi faremo questa statica qua che a me piace definire. Spegni l'incendio, rientra. Che ne dite di... Ragazzi, che dite di uccidere quell'arciere ausiliario che è rimasto lì da solo? Piu! Ciao, bello. E questo medico che ci fa qui? Da dove arriva questo medico? Da quale quartiere? Sei tu? Come cavolo ci sei arrivato fin qui? Ok, questa mi piace. Questa mi piace. Guardate i frombolieri delle Baleari, poi. Sono pericolosi e distruggeranno la mia torre difensiva. Date priorità ai frombolieri delle Baleari, grazie. Oh, li equita anche. Non sono male. Equita, ragazzi, equita, grazie. Pretoriani, poi. No, 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 ho sbagliato, ho sbagliato. Io posso curare i feriti. I tuoi ordini? Non possiamo... Pretoriani contro pretoriani, qua quanto durerà il fight secondo voi? Sì, sì. Vediamo se lanciando delle lance li faremo un po' di danno. Ok, abbiamo fatto un minimo di solletico almeno. Tito Lucio, Tito Lo qua, Tito là, Tito Dino, Tito Bido. Raga, ma attaccateli. Non devono morirmi i pretoriani, se no i miei frambolieri non devono neanche uscire. Oh Gesù. Oh Gesù, no 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 no, rientrati, quei frambolieri sono morti. Addio. Rientrate nel bosco, tanto questi non possono entrare nel bosco. Questi sono ignoranti e non possono entrare nel bosco. No, possono e come? Forza pretoriani, no! Gli arcieri ausiliari. No! Ok, ne abbiamo persi 6. È una perdita non troppo grave. Una perdita non troppo grave. Ok, i frambolieri pure sono morti. E va bene. Rientrate qua, tutti nel bosco, tutti nel bosco. Oh Gesù, quanti sono? Ok, ci diamo anche gli arcieri adesso, veloci, veloci. Ma questi frambolieri mongoli dove cavolo stanno andando? Quanti erano usi ieri? Non avevo più frambolieri delle Baleari. Ah sì, è vero che li ho spostati
nella torre all'inizio. Mettiamo informazioni stazionarie di qua perché sono davvero tanti. Ho visto che c'erano tipo 30 equid qua, porca miseria. Dobbiamo togliere più stamina possibile a questi legionari. Così faremo uscire questi, perché se vanno verso la torre, il centurione rientra. Anche voi ragazzi rientrate tutti e tiriamo solo i ragazzi là dentro. Adesso riproviamo. Attaccate tutti questi cavolo di prombolieri. Li dovete far fuori. Tutti. No, rientrate. No, ok, ci sarà la cavalleria. Dobbiamo muovere la cavalleria verso i prombolieri. Se riusciamo a metterci in formazione. Ok, no, poi legionari vanno. E qui più veloci ragazzi. Sono arrivati in tempo. Sono finiti questi legionari. Eh no, sono già finiti, mi sa. Più veloci ragazzi. Eh sì, tutti i legionari morti. Ora non ho più nessuno a difendere questi ragazzuoli. Ma quanti cavolo sono? Ma questi arcieri stanno attaccando o no? Perché non mi sembra che stiano facendo poi tanto danno. Medico! Vai a curare. No! Bamboglieri in mongo, che non siete altri. Altro. State bravi qua. Allora, devo spostare... Ma qui continuano... Poveri arcieri, io mi immagino essere un arciere indifeso con un arco. Combattiamo a pugni ed incontriamo 16 pretoriani altamente addestrati, veterani della morte. Ci siamo più che finiti qua. Allora, rimettiamo questi qua. Quei pretoriani lì li devo raccogliere. Qui non c'era un dottore. Dov'è il dottore? 2, 3, 4, 5. No, no, non lo era. Sono sicuro che c'era un altro dottore. Immediatamente. Ok. A quanto... Ma devo solo resistere, no? Però qua stanno arrivando. Ho ucciso 1800. Ho ucciso l'intera Spagna a momenti, ragazzi. 1800 uccisioni non sono poche. Siamo pronti. 2, 3. Questi qua stanno molto male. Cioè, hanno 950 di vita. Se riesco. Allora, prombolieri delle Baleari, dovete far fuori quegli arcieri. Vai, ragazzi. No, adesso sono uscito dal bosco. Mi servirebbe un esploratore, non ne avevo degli esploratori qua. Non ne abbiamo. Allora, lo mettiamo qua perché ci serve che il suo lupo entri in questo bosco, ci dia visione così frombolatori. Sì, mettiamo a posto io frombolatori, sono frombolieri. E faranno pulizia. Se abbiamo ci serve visione. E se hanno visione... No, no, ragazzi, state fermi. Forza, arcieri, forza, forza. Volete questo posto brutto da gente cattiva. No! Il mio esploratore! No! Sì, vabbè, ma sono miliardi questi, eh. Dai, uccidete. Allora, il piano quale sarebbe? Il piano sarebbe che quella stafanteria ausiliare è morta, perciò mettiamo già ad addestrare dei legionari. No! Utilizzeremo la cavalleria per uccidere questi arcieri ausiliari. Questi ci caricheranno, questi mongoli di legionari. Ci caricheranno di brutto. Sì, generale. No, continuate ad attaccare. No! No! I miei ragazzi! I miei bambini! Ah, questa fanteria ausiliare è stramorto. Forza! Forza! E qui! Veloci! No! Non dico no! Adesso moriranno degli qui. Ok. Ce l'abbino fatta. Ok, questi legionari moriranno senza alcun problema. Però abbiamo perso fanteria ausiliare. E dobbiamo far morire qualcuno perché per una truppa non riusciamo ad addestrare dei legionari. Perciò mi sa che il signorino esploratore con Falco andrà ad esplorare da vicino questo villaggio nemico. Da molto vicino, però no. Esploratore ci serve. No, pretoriani! Sono pretoriani! No, i pretoriani, porca puttana. Dobbiamo uccidere i pretoriani, ragazzi. No, i miei qui stanno per morire tutti. Porca puttana. Mi sa che moriranno un po' tutti qua. Manderò a suicidare la panteria ausiliaria sperando che riescano a combinare qualcosa. Il centurione. È rimasto solo il centurione. Allora non addestro più legionari, addestrerò 3 di equit. Niente arcieri ausiliari, tutti equit saranno. Mi sarà la cavalleria. Senza cavalleria sono perso. Questi qua mi fanno... No! No! Allora, li facciamo camminare, mentre questi qua fanno un bel lavoro di cesello, di pulizia. No! Rombolieri! Avete sbagliato tutto! No, medico! Medico! No!
Ok. Eh sì, questa fanteria ausiliare. Vabbè, almeno si libera un po' di posto per addestrare delle truppe. Ok. Sopravvivranno, eh. Vabbè, sopravvivranno, sono morti in 5 quindi. Dio mio. È tosta, eh. Davvero tosta. Quanto devo sopravvivere, Frank? Cioè qua. C'è la fine del mondo. 30 di fanteria ausiliare. Veramente, sta fanteria ausiliare sta. Eccolo qua il dottore, io che lo stavo cercando. Lo manderemo qua a curare questi ragazzuoli. Scusate. Pardon. Faccio ammenda. È stato reclutato tua sorella. Forza, medico. Qua che sta succedendo? Ancora, gladiatori. I gladiatori dobbiamo togliere con i frambolieri del più stamina possibile, così non avranno energie per lanciare le reti. Lanciate, lanciate, lanciate! Non fateli scontrare, non fateli scontrare con i frambolieri, dovete suicidarvi per i frambolieri. Il vostro compito. Ok, frambolieri, uccidete questi lancieri. Voi più vicino qua. Miseria, ho ucciso 2100... 2100 persone. In questa battaglia, perdendo le 150. Cioè, qui c'è stato un massacro. Medico? Ok, i pretoriani hanno vita piena. Probabilmente li farò spostare qua per tenermi questi lancieri, così non si scontrano. Perché lancieri contro pretoriani è bella che finita. Possono essere anche 90, finisce davvero bene per me. Li attiriamo a combattere, sperando che non arrivi dalla cavalleria. Forse, voi, tu stai lì nel bosco, non rompere i coglioni. E noi invece stiamo facendo un bel po' di danni a sti lancieri. Non potete obbedire? Io dico che potete obbedire come? Sennò farete una bruttissima fine. Forza, forza. Non pensavo a perdersi. È morto un pretoriano! Cosa? Come ha fatto a morire un pretoriano? Via, Frank. Ritornate sulla montagna. Ok, i pretoriani stanno arrivando. Come vedete prendono niente, pressoché poco danno da tutte le mie. Da tutti i miei proiettili. Quando avranno circa 1800 di vita. Voi state fermi, per favore. Li manderò contro gli equit. E adesso dovrebbero. Forse perderò degli equit, però. Però è un sacrificio che sono disposto a fare. Cioè, sono 16 pretoriani, porca pupazza. Ulla! Cosa? Io una roba così non l'ho mai vista. Cioè, sono sfigato io o cosa? Quelli sono legionari. Ma per i legionari non mi preoccupo. Fermi. Fermi e bravi. Fatto sta che con i frammolieri perdono tutto lo stamina, quindi siamo tranquilli. Adesso con gli equiti li puliamo per bene. Ragazzi. Ragazzi, dovete attaccarli. Cosa c'è di complicato? Ragazzi! Attacco! No! No, no, ci ho ripensato. No, allora siete suini, ammettetelo. Porca miseria. Ok, questi sono ripuliti. I pretoriani sono pronti? Ci sono dei pretoriani che difendono questi ragazzi. E mi serve che questo medico faccia il suo lavoro, per una volta. Ah, devo incontrare questo. Me l'ho dimenticato, va bene? Manderemo il centurione. Sì, sarebbe un sacrificio da non fare. Visto il suo livello, però non ho tempo da perdere. Visto che sono qua da 50 minuti, continuano ad arrivare pretoriani, tutto quello che vuoi. Eccomi. Immediatamente. Eccomi. Immediatamente. Ragazzi, fuori dalle balones. Fuori dallo sbalones. Tutti qua. Ah, beh, alla fine allora non mi servivano. Non mi serviva addestrare nuove truppe. Cioè, guardate, ho già i pretoriani. Gli arcieri li metterò tutti qua. Al più in fretta possibile, tipo. Dovete correre, ragazzi, che se ci incontrano li è qui. Ho vinto! Alla grande! Devo solo incontrare sto pollo, alla fine. Ce l'abbiamo fatta! Difesa del passo sui Pirenei. La guerra fra le montagne, gente. È durata 34 minuti. 34 minuti di troppo. Perché 10 degli ultimi 10 potevo incontrare Sesto, Cicerone, Capurnio, Lucio, Giuliano. E avrei finito la missione tipo 10 minuti prima, però. Vabbè,
Ci siamo goduti quel combattimento contro pretoriani e bla bla. Spero vi sia piaciuto, gente, perché l'episodio finisce qui. Abbiamo fatto 2400 uccisioni, quasi, contro 172 perdite. Porca miseria. Abbiamo fatto un genocidio, praticamente. Spero di vedervi nel prossimo episodio. Mi auguro che questo vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e magari condividete. E vi auguro una bellissima serata. Bella bella!